Con i video horror del sabato. Oggi, come al solito, ho deciso di portare per te dei video veramente spaventosi. Prima di cominciare, però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Nel primo filmato, il cacciatore di fantasmi del canale Ghost Paranormal si reca in una casa ormai abbandonata da anni. Questa casa un tempo fu abitata da una donna, che in realtà era una strega. Molti abitanti di quel posto raccontano di strani rituali praticati da quella strega. Quando la strega morì, il suo spirito non andò via, ma al contrario, rimase lì in quella casa. Appena cominciato le indagini, lo spirito della strega fa capire al cacciatore di fantasmi che in quella casa lui non è gradito. Entrato in una stanza, il cacciatore di fantasmi gli prende due cassetti che incominciano ad aprirsi e chiudere in continuazione. Col passare del tempo, la situazione incomincia a peggiorare. Come se non bastasse, l'indagatore del paranormale trova un manichino seduto a una sedia. Questo rende ancora più inquietante e spaventoso quel posto. Ad un certo punto, il cacciatore di fantasmi si allontana per un attimo e lascia lì una telecamera a riprendere il manichino. E come si può notare, la sedia dove è seduto quel manichino viene spostato da una forza invisibile. Da qui le cose peggiorano al punto tale che il cacciatore di fantasmi decide di raccogliere tutto e andare via da quel posto. Nel secondo filmato, un ragazzo messicano ha caricato alcuni video veramente spaventosi. Il giovane ha raccontato che un paio d'anni fa gli è venuta a mancare la sorella più piccola e da allora sarebbero cominciati a manifestarsi dei fenomeni paranormali in casa sua. Il ragazzo ha dichiarato di vedere ogni notte a una certa ora la figura della sorella ormai morta. Se non l'avrebbe filmato, probabilmente nessuno gli avrebbe creduto. Giudicate voi stessi. Amy! Io sento... Dios mío. Ad un certo punto il ragazzo si sente chiamare dalla voce della sorellina morta. A quel punto si gira verso le scale e nota che qualcosa o qualcuno le sta scendendo. A quel punto il giovane scende le scale e va nel seminterrato. Una volta lì vede la figura della sorellina morta. Quasi sicuramente un qualche spirito maligno si sta prendendo gioco del ragazzo, prendendo le sembianze della sorellina morta e riproducendo alla perfezione la sua voce. Questo vuol dire solo una cosa, che quel ragazzo è in un mare di guai, per il semplice motivo che il più delle volte molti indagatori del paranormale, come il famoso Zach Bagans, ha dichiarato che quando si vedono bambini o bambine può significare solo una cosa, che in quella casa c'è un'infestazione demoniaca. Purtroppo le cose non finiscono lì. Il ragazzo sente dei rumori provenire dal punto esatto dove si è materializzata la figura della sorella morta. Una volta sceso giù, trova una bambola. La stessa viene portata sopra dal giovane,
Il cane del ragazzo, però, sembra non apprezzare quella bambola. Infatti, dopo un po', la bambola viene fatta a pezzi dal cane. Il motivo non si può sapere. Probabilmente avrà visto in quella bambola qualcosa che il ragazzo in quel momento non poteva vedere. L'ultimo filmato mostra qualcosa che non si vede tutti i giorni. La ragazza nel video sta facendo un balletto per TikTok e tutti i giorni vengono caricati milioni di video. Ma ciò che ha registrato questa ragazza mentre faceva questo balletto ha dell'incredibile. Mentre la ragazza sta ballando, la porta dell'armadio scorrevole si apre e da lì esce fuori questo strano essere che non si capisce bene cosa possa essere. Ho cercato di ingrandire le immagini, ma quell'essere è talmente veloce che le immagini escono sfocate ed è difficile identificare che tipo di animale possa essere. Per me sembra un grosso insetto, non so a quale specie appartenga, ma credo proprio che sia un insetto e anche bello grosso. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Cosa potrebbe essere quell'essere? Siamo giunti al termine, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il video che vi ha spaventato di più. Prima di lasciarvi, ragazzi, voglio darvi un piccolo consiglio. Se mentre dormite vi svegliate all'improvviso e sentite degli strani rumori, non andate a controllare. Se sentite la voce di vostro padre o di vostra madre, oppure di vostra sorella, state molto attenti. Perché anche stando a casa vostra, non è detto che potreste essere al sicuro. Al prossimo video.